Bolzano che sta approfittando, insomma, per far trascorrere comunque il tempo con l'uomo in meno. Eh sì, con grande esperienza Radovcic, è andato a prendere fallo, ancora 10 secondi in inferiorità numerica. Braccio sotto passivo. Passivo che si alza. Radovcic va alla conclusione. Parafobio. Rientra intanto Sporcic, è stabilita la parità numerica. Berdic. Bearevic. Rubino, attenzione a Berzic, Bearevic, la conclusione, questa volta non trova la porta. Lo stanno marcando bene, adesso Bearevic non è così Turković. Esplosivo. Sempre in attacco il campione d'Italia con Kammerer, poi Turković, Sporcic, Widman, Radovcic, Pirker, Turković, arriva Widman, Turković per Sporcic, ancora Widman, vedete come incontri tante difficoltà, difesa schierata a Bolzano, Kammerer riceve l'assist, pareggio 18 a 18. Grande assist di Widman, Kammerer si fa trovare pronto, l'ha messo sotto all'incrocio. Parità, dunque grande Bolzano in questa ripresa. Ha cominciato benissimo la squadra di Fusina. Il secondo tempo. Attacco da parte di Fasano. Grande Bolzano però in difesa ha difficoltà soprattutto, e forse in questo frangente solo con Maione, quando lo lasciano sull'uno contro uno e non riescono ancora a prendere le misure, però in questo momento stanno raddoppiando con Innerebner e Sporcic. Attacco ancora da parte della formazione di casa, cioè il passivo. Grande intensità di difesa. Grande intensità di difesa da parte del Bolzano. Rivediamo qua. Ha rischiato i due minuti Rubino, fermando in maniera intenzionale la ripartenza di Radovcic. Si resta intanto sul risultato di 18 a 18. Sporcic, Turković, Sporcic, Widman. Ancora Widman, si avvicina a Pirker. Palla per Sporcic, a cercare Radovcic. Turković, e qui è stato colpito Sporcic e l'arbitro se ne accorge. Due minuti a Rubino, qua non l'ha fatta franca Rubino, anche se in maniera molto sportiva. Vediamo. Si sta rendendo conto delle situazioni di sì, Sporcic. Gli ha messo la mano in faccia, non era per fargli male, però è andato a chiudere con il gomito, è andato verso lo zigomo di Sporcic. Due minuti. Dunque superiorità numerica per Bolzano, è la prima volta per Bolzano che può sfruttare questa situazione sul risultato di 18 a 18. È stato già in primo tempo in parità sui 10 pari. Sì, e aveva la possibilità di allungare, non in superiorità. Adesso è il vantaggio migliore che potrebbe avere la squadra. Vediamo di Fusina, vediamo come ne approfitta. Widman, Turković, c'è Sporcic. Turković, Widman, attenzione a Sporcic nell'angolo per Radovcic, cerca di una buona circolazione di palla ancora verso Radovcic dall'altra parte, arriva Pirker e poi Kammerer sul rimbalzo, sulla conclusione deviata da grandissimo Fovio. Fortunato Kammerer che si è ritrovato la palla nelle mani e praticamente ha segnato. Primo porta vantaggio vuota della partita dei campioni d'Italia, 19 a 18. La gran parata di Fovio e poi Kammerer si ritrova la palla in mano, la rete più facile della sua vita. E porta il vantaggio. Anche questo risultato fotografa il secondo tempo finora del Bolzano. Assolutamente protagonista. Bolzano con un parziale di 7 a 3 in questo secondo tempo. Le tre reti sono state tutte subite da Maione in,
in attacco del Fasano, per il resto si è un po' inceppato la... ma si è inceppato soprattutto la fase difensiva del Fasano, perché il Bolzano ragiona molto di più e perde meno palloni. Maione a cercare De Santis, poi attenzione ancora a De Santis, Bearevic, Pirker che cerca di intervenire, poi dentro Maione, ha subito il fallo. È incredibile, hanno fatto prendere palla a Maione con De Santis che è stato bravo a lanciargli la palla, ma in mezzo a tre persone, guardate qua, molto bravo Maione, ma la difesa devono difendere solo su di lui, non ci riescono. Attenzione a questo tiro dai 7 metri, la rete, parità 19-19. È una naturalmente cosa molto buona per Fasano, che in inferiorità numerica è riuscito a trovare la rete. Molto ingenua qui la difesa di Bolzano. E hanno problemi soprattutto diciamo in questo secondo tempo solo con Maione. Maione che chiaramente insomma sta giocando con grande intensità contro la sua vecchia squadra. Pirker, Whitman prova a liberarsi, viene fermato in maniera fallosa, fallo di Bearevic, eccolo qua che è stato Whitman. Turković, Fovio, ancora Kammerer, rimbalzo consecutivo. Diciamo che a per suo la punto seconda volta. Non è solo fortuna, sa stare al punto giusto, al momento giusto, eccolo qua. Di nuovo vantaggio, 20-19 per Bolzano. Che finale che si annuncia qui al Palentini. Bearevic. Ancora Bearevic. Dopo il tentativo di Pagano, Bearevic, Pagano dentro, para Iurin su De Santis. Ha avuto fretta di chiudere Fasano in questa azione d'attacco. Ricordiamo che Fovio fin qui 15 parate per lui, mantiene comunque una buona costanza e la formazione di Fusina, che adesso ci vuole parlare su. Vediamo se riusciamo a sentire Bolzano. Allora adesso mi va bene l'inserimento di Mika, ma poi facciamo salire una delle due ali, ok? Non andiamo diretti in conclusione, capito? Facciamo salire una penetrazione un po' per allargare e poi chiudo verso l'ala, ok? Torniamo subito. Abbiamo sentito quello che dava come indicazione Fusina. Sì, ha cercato di regolare soprattutto in attacco, però sta tenendo alta la concentrazione del suo Bolzano, perché in questo secondo tempo, dopo la sosta nello spogliatoio, evidentemente è riuscito a centrare le corde giuste perché sta facendo un secondo tempo eccezionale la squadra d'Altotesina. Whitman, Radovcic, Sporcic, attenzione perché qua Bolzano potrebbe andare al più 2, che sarebbe il massimo vantaggio in questa partita per i campioni d'Italia. Radovcic, rete, è lui. Ha mandato fuori giri la difesa del Fasano. Ho visto la sua partenza e già sapevo che tirava. Eccolo qua, basso, dove Fovio non è riuscito nemmeno a intercettare. Più 2 per Bolzano. De Santis dietro per Rubino, fortunato qui nella sua conclusione. È stata una bellissima conclusione di Rubino, l'ha fermato il palo, la fortuna che ha ripreso palla Fasano è di nuovo in attacco, però ricordiamo Bolzano più 2. Bearevic, De Santis, palla conclusione. Grande parata di Iurina, buona l'intuizione di De Santis, ma Iurina ha risposto veramente alla grande. E il Bolzano adesso è
E in attacco per il più 3, che è stato il massimo vantaggio. No, il Fasano è andato anche più 4, però il Bolzano va per il massimo vantaggio. Sporcic, Widman, Turković, bacio del passivo, deve concludere Widman. Fovio è lì. Fovio, Bearevic. In realtà in questa circostanza mi è sembrato anche arrivasse molto presto il passivo, ma quella è una regola sempre molto discrezionale. Messina va, Bearevic trova la traversa. Ha bisogno di questo Bearevic. Eh sì, Bearevic ancora, Rubino. Iorina ha recuperato Bolzano, resta a terra un giocatore del Fasano. C'è il time out chiamato dagli arbitri, proprio Rubino. Forse è stato spinto nel momento. Sì, stato spinto. C'era nettamente l'azione fallosa su Rubino. A terra il giocatore di Fasano. Un po' di spray. Si lamentano, ma insomma, ripeto, nel complesso, al di là qualche errore che in ogni caso ci può stare in una finale, certo, che adesso la coppia arbitrale non ha inciso finora. È stata una partita molto combattuta, con Bolzano che ha avuto il merito di non scomporsi mai anche nei momenti difficili. E questa è stata Fasano ci ha messo tutto quello che c'ha nel corso del primo tempo e tutto anche adesso nel corso della ripresa, però Bolzano ha avuto, diciamo, un rendimento costante. No, ma si vede che il Bolzano è abituato a questo tipo di partite, sta giocando con tutta tranquillità anche quando era sotto, anche con la perdita di Gaeta. Sta interpretando per bene, giocatori esperti non buttano la palla e piano piano hanno rosicchiato il vantaggio del Fasano e adesso è a più 2. Adesso deve dare dimostrazione Fasano di rispondere, ritornare. Senza innervosirsi, perché è lo sbaglio più grande che sì, potesse tanto fare. È vero Fasano che sembra risentirne più dal punto di vista psicologico di questo vantaggio del Bolzano, la squadra di casa. Sì, la differenza è stata che il Bolzano ha seguitato a giocare anche quando era sotto senza problemi. Il Fasano non deve farsi prendere dalla... Trova la rete Turković! Turković ha tolto la ragnatela. Più 3! 22-19! E l'intensità difensiva del Fasano che comincia, può essere anche un calo fisico, però, e qui è andato a tirare troppo solo senza andare a far fallo. Giocatori esperti. Non si ferma però il pubblico di casa. E adesso c'è bisogno del massimo sforzo da parte del pubblico, perché Bearevic dentro, ecco, per Maglioni. E lui il pericolo numero uno, devono giocare molto più con lui nel momento in cui stanno in difficoltà, devono assolutamente tiro dai 7 metri, si lamenta Radovicic. Ci poteva stare 7 metri perché Maglioni ha preso palla. Rete di Maglioni, una rete importante per Fasano che va a spezzare un momento sicuramente difficile, e risale l'urlo dei tifosi di casa. Bolzano è avanti di 2. Sporcic adesso c'è la marcatura uomo, Messina su Turković e Berzic su Sporcic, cerca di incrementare l'intensità difensiva, però rischia anche, eccolo qua, Kammerer. Però c'è Fovio su Kammerer. Berzic prova ad andare in velocità, arriva Bearevic, brutta palla persa di Bearevic, si lamenta ancora, c'è un minimo di scoramento da parte del Fasano. Ora Fovio, ragazzi, Maione riesce a tenere il pallone, poi se ne va Messina. E adesso come si è riacceso tutto. Ha bisogno proprio di queste azioni in velocità anche per riprendere vigore. 18 parate di Vito Fovio, signori, e con questo Fovio è chiaro che ti tiene in partita, altrimenti vediamo qui sulla scivolata è andata addosso
sul rotolamento Messina è andato addosso al portiere Yuna. Speriamo niente di grave per nessuno dei due, sono rimasti tutti e due a terra. Possiamo rivedere tra poco il tutto ancora una volta, e questo è il pubblico di Fasano, il tifo qua prima Foglio. La parata spettacolare di Foglio, poi Maione molto bravo a resistere alla carica di Turković, e qui parte la velocità in ripartenza del Fasano con, ecco qui abbiamo rivisto, grazie, gli è rimasto a Dario Baroni. Nel girarsi Messina, Iurina col piede a terra, forse gli è andato indietro il ginocchio, però si è rialzato, meno male così. Dunque susseguirsi di emozioni più questa uno partita per Bolzano. Bolzano che ha già vinto uno scudetto, anche se non in Italia, con la rappresentativa dell'hockey, campionato austriaco. Eh sì. Radovcic, Widman, ancora doppia marcatura, Widman, Radovcic, se ne va lui questa rete. Volta quando parte diventa difficile, è una difesa fermare. Pericolosissima, perché con gente come Radovcic che ecco sull'uno qua. Contro uno è devastante. Abbiamo rivisto lo spazio che eccolo ha avuto a disposizione, ha lasciato sul posto. Barzic, palla ha avuto ancora a Barzic. Diciamo che il Fasano ha avuto poco dalla parte destra, e se non sbaglio Costanzo non ha fatto nemmeno un tiro dalla sua posizione. Maione tra i migliori, l'accoppiata guarda caso ex Bolzano, Maione Fovio sta tenendo in piedi il Fasano in questo secondo tempo. Riprende fiato il tifo di Fasano, qua pala Fovio, ancora Fovio ragazzi, su Widman, 19esima parata. Maione lotta per prendere posizione, attenzione perché qui non è colpa di Maione, e Birger che si è aggrappato dietro ha rischiato pure terra, di sì, è arrivato il fallo. Sì. No, l'unica cosa che non deve fare Bolzano è di lasciare Maione l'uno contro uno, altrimenti non ce n'è per nessuno. Rubino è fuori? È fuori, questo secondo me anche ha battuto a terra. Chiaramente anche questa è un'assenza importante, come quella sì, perché di Gaeta, perché Rubino è altro mancino, quindi ha giocato comunque una buona partita nel complesso. Ma soprattutto finora. In difesa, in attacco è stato sfortunato, ma non ha forzato più di tanto. Bearevic. Oggi chi sta mancando in termini di realizzazioni è Bearevic, però è marcato alla grande da Turković. Adesso si è spostato in zona centrale. E time out Fasano. Vuole parlarci su ancora. È sotto di una rete la sua formazione. Andiamo a sentire la panchina di Fasano. Preferisco un tiro da fuori che farmi prendere la palla a passare. Se c'è la possibilità prendilo in anticipo. Oh! In attacco, cerco, va bene, finta senza palla, iniziamo così, Bruno. Va benissimo, però facciamo camminare la palla. Ok? Dai, recuperiamo, dobbiamo spingere la seconda. Spingerla. Oh, ragazzi! Dai! Dai, dai, qua! Sì, il fatto di girare più velocemente la palla in attacco è importante, perché dà modo anche a Maione di posizionarsi meglio e ricevere pallone. Per quanto riguarda la seconda fase ne sta facendo un po' di meno, perché il Bolzano in attacco sta giocando veramente con diligenza senza perdere palloni, e diventa dura per il Fasano spingere ulteriormente. Bearevic, Barzic,
ancora Beharevic. Naturalmente per la prossima settimana è previsto un esodo in Terra Alto Atesina da parte dei tifosi del Fasano. Maione, Beharevic, ancora buona l'azione molto difensiva, bravo, di Nerebner, molto bravo in Nerebner. Adesso spinge il Bolzano ed è intelligente Radovcic a fermarsi per ragionarci su. Sporcic, 7 minuti e mezzo, Bolzano più uno. Radovcic, 10 minuti quasi. Sì, è stato fatto un piccolo errore, sì, da parte, sì, di Franco, ma nel caso la facciamo finire prima, no, la, no, gara, mi sono confuso con il risultato. Berzic, Beharevic, buona la difesa del Bolzano, non ha dato modo a Beharevic di fare l'ultimo passo per andare su, però c'è la possibilità di nuovo per il pareggio a disposizione della Junior Fasano. Molto bravo Turković a prendergli il tempo, grande difesa di Dejan Turković. Beharevic, Berzic, di nuovo Berzic, si avvicina la formazione pugliese. Beharevic sta per prendere il pallone, lo recupera però, ecco il primo tiro di Costanzo e non trova parato, ha cercato di metterla con un piccolo pallonetto, a me mi sembra che Jurin è riuscito a deviarlo. È rimasto a terra Widman, anche Maione, muovendosi praticamente in difesa, è scivolato da solo ed è andato, sono andati i due vecchi compagni, Radovcic, sì, l'ha toccata Jurin, Sporcic, a rialzare Maione, mentre noi abbiamo rivisto l'azione precedente del Fasano. Ecco che Widman si è rialzato. Bolzano dunque può venire avanti nel tentativo di ritornare a più due. Adesso sono palloni davvero pesanti per quanto riguarda il discorso risultato finale di questa gara di andata della finale scudetto del campionato italiano di pallamano maschile. Turković, ancora Widman, Sporcic, Turković, palla dietro, Sporcic si alza a braccio del passivo, arriva Pirker dentro per Inner Ebner, volevano il fallo dalla panchina del Bolzano, la velocità dall'altra parte, la rete del pareggio di Messina. Dove gliel'ha messa Messina? Primo palo, incredibile, Flavio Messina, una rete eccezionale. Widman, ancora Widman va alla conclusione, ha sbagliato però, di nuovo occasione per Fasano di tornare in vantaggio. Beharevic dentro per Maione, questa volta Iurina, cosa gli ha parato, protagonista della partita il portiere di Bolzano. Diciamo che anche stanco Maione, perché lei mezzo sta lottando con l'ex compagno Inner Ebner, una bellissima difesa da parte di Inner Ebner, Maione che cerca di bloccarlo, lotta all'ultimo respiro, eccolo qua Inner Ebner, grandissimo gladiatore oggi in difesa, sotto passivo Berzic, guardate lì tra, anche tra Sporcic e Maione, deve concludere la Junior Fasano senza Beharevic. Berzic cerca il pallone per ancora Messina, naturalmente arriva un tiro facile per Jurina, stoppato dal muro difensivo, e adesso di nuovo opportunità, non c'è possibilità di respirare in questa finale di andata scudetto. È lo stremo delle forze Fasano, senza Beharevic che è dovuto uscire, con Maione che deve giocare anche in difesa. Widman, Turković, sì, questi sono 2 minuti,
due minuti esclusione temporanea, ci sono tutti, si è visto in partenza Costanzo, un'azione difensiva si poteva evitare, ma sì, ma non era nemmeno in posizione di attacco. Però bisogna dire anche che siamo nella fase finale della partita, dunque è chiaro che la stanchezza non aiuta la lucidità. Si deve asciugare il parquet, qualche problema proprio lì dove ci sono Radovčić e Messina. Arriva dunque adesso la persona addetta che sta per risolvere il problema. Adesso il Fasano è molto molto in difficoltà perché ha Maione stanchissimo, i due difensori centrali come Rubino e Beharic fuori, senza un uomo in inferiorità numerica. Adesso può essere il momento decisivo della partita. 23-23 Palentini di Noci, finale di andata per lo scudetto della pallamano tra la Junior Fasano ed il Bolzano, squadra campione in carica. Sporcic, Pirker, Turković, Radovčić, ci ha provato, recupera che però Bolzano, recupera. E Fabio che la può tenere. Ha chiuso ancora. Su Radovčić, che parata ragazzi. Sporcic dentro per Pirker. Kammerer cerca di avere posizione. Poi arriva Turković, ancora Fabio. C'è Radovčić. Pallone però di Fasano. Ragazzi, Fabio oggi una partita memorabile. Fasano ha un uomo in meno, ma è riuscita a recuperare ragazzi questo pallone. Siamo in pratica a 5 minuti dalla fine della partita. Qualcosa di più. Beharevic, Messina, Beharevic vuole la conclusione. Murata sta forzando, è un tiro di frustrazione. Ancora Fasano, Brzić, arriva Beharevic, vuole la conclusione. In attacco ancora la squadra di casa. Non ha avuto le forze Beharevic, che ha fatto un'ottima finta di tiro in doppio appoggio e poi non ha avuto la forza di andare su, si era ritrovato completamente libero dentro. Però ancora Fasano in attacco. Beharevic, Brzić, braccio del passivo, deve concludere, recupera Bolzano che prova ad andare in velocità in Rebner. Radovčić vuole ragionarci su. Sporcic, in Rebner, Wittmann, 7 secondi ancora di inferiorità per Fasano. È pronto a rientrare Costanzo, un secondo, eccolo Costanzo. È andata bene, non ha subito reti, ma grazie a un super Fobio che ha neutralizzato due tiri da parte di Radovčić. Turković su Messina, passivo, braccio del passivo, deve concludere. Turković va lui, bloccato Fobio senza problemi. Brzić, riparte Fasano, meno di 4, va a spasso Brzić per il campo, ha trovato il fallo di Sporcic. Abbiamo rivisto qui, grazie a Dario Barone che guida le telecamere di Rai Sport, intervento tutt'altro che difficile di Fobio. Brzić, ancora Brzić, dietro per Beharevic, trova la rete tra mani di Jurina. Settima rete, settima rete Beharevic, molto molto importante questa. È andato su, torna in tutte vantaggio, le energie, e c'era Jurina. Time out Fusina, chiama il time out Bolzano, ci vuole parlare su Fusina. Andiamo a sentire quello che ha da dire il tecnico dei campioni d'Italia. Questi sono i momenti più importanti per il discorso scudetto, perché anche da questo risultato ragazzi tutto il ritorno. Demis, aspetta un attimo, 3 minuti alla fine, attacco lungo con fallo anche al limite del passivo, mi sta bene tanto se lo alzano uguale, dopo che passiamo la metà campo ci alzano passivo. E allora pronti a tornare già in difesa, Hannes, cambio,
in attacco tu, che torni già in difesa, gli ultimi tre minuti. Oh, non buttiamo niente ragazzi, ogni palla è importante, ogni palla è oro. Vai, dai. Ti sposti qua, Mica, sinistra, spostati di qua.